Nome. Andrea. Giorgio. Cognome. Figuera. Zu. Soprannome. Scozzese. Brialo cinese. Dove sei nato? Glasgow. In Italia, precisamente a Frosinone. Che lavoro fai? Ristoratore. Disoccupato. Titolo di studio? Liceo linguistico. ITAF, istituto trovo da fatica. No, scherzo. ITIS, istituto tecnico industriale. 3 aggettivi per definirti. Voglio bene ai cinesi, voglio bene a me stesso e voglio bene a Giorgio. Poi non ti pensi. Ehi, che scelisci? Io voglio bene a tutti. 3 aggettivi per definire l'altro. Strano. Italiano. Cinese. Allora, 3 aggettivi per definire Andrea. 1, molto intelligente. 2, lo invidio perché io sa parlare cinese e io no. E il terzo aggettivo è frate. La parolaccia che dici più spesso. Oh cow. Ma come cazzo? La prima cosa che avete pensato dell'altro. Ma è cinese o italiano? Ma sa parlare veramente cinese. Da 1 a 10, quanto contano per te i soldi? 7. 0. Amore. 10 per il pubblico. 10 perché sono fidanzato. Grande. Sesso. Maschio. Ancora non devo cambiare. Sempre maschio. Come devo cambiare? E siamo sotto il cielo, non si sa mai. Social. Social cosa? Social. Quanto contano? Social? Quanto contano? Ah, molto, moltissimo. Io sono social. Parlando di canzoni, qual è la tua canzone preferita? I sacci che in Cina mi piacciono solo mia. Sì, 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 vero. Poi io. O solo mia. Ultima volta che hai pianto? L'altro ieri. Mi ricordo. Hai mai mentito sulla tua età? A volte. Spesso. Quanti follower avete su Instagram? 2000. Sui 100.000? Me la passi qualcuno. Ah, ti... Quanti su TikTok? 70.000. Io su TikTok ora penso sui 20.000. Te ne passo qualcuno. Facciamo uno scambio. Come si chiama il presidente cinese? Xi Jinping. Xi Jinping. Qual è il tuo artista preferito del Rinascimento italiano? Oh, rispondi tu. Rispondi Napoleone. Grande Napoleone. Bonaparte. Bonaparte. Non tutta. Ti hanno mai picchiato? È capitato. Sì, pure a me. A me ti hanno. Persona che stimi? Alessio non è. Una persona che stimo, Andrea, che sa parlare il cinese, io no. Persone che odi? I razzisti. Tutta la politica italiana odi. Allora, visto che Andrea parla cinese, fai un saluto in cinese. Da ciao hao, da ciao hao. E Giorgio è napoletano. Voglio buongiorno. E quando è sera, voglio buonasera. Wan ciao hao. Giorgio, presentati in cinese. Ragazzi, buongiorno. Io mi chiamo Giorgio. Andrea, presentati in cinese. Wei, da ciao hao, wo shi Andrea, wo yo san shi wo sui, wo shi italiano, dan shi wo de mamma shi su colare, ne wo de papà shi italiano. E wo hai zai shi shi jo wo. Nina? Ma hai detto tutte queste cose, ma che hai detto? Voglio un buongiorno alla fine. Andrea, come hai fatto a imparare questo cinese ottimo? In 2 anni e mezzo durante la pandemia, da solo. Giorgio, tu come mai non parli cinese? Perché tengo una capa in merda. Che squadra ti fate? Ora Napoli. Sempre forza Napoli. Le prime 3 cose che guardi in una ragazza o in un ragazzo? Ragazzo anche no. Shombu, Piku, Yenjin. Io guardo l'aspetto fisico. Prima di tutto si deve ammettere l'aspetto fisico o no? Sì. Poi il carattere. E poi si danno una cosa di soldi. Non ci lamentiamo, eh? Non è che abbiamo preso i soldi, però siate, non ci possiamo lamentare. Il cuore. Sembrava sempre quella cima, non è il cuore. Il posto più strano dove avete fatto l'amore?
Giorgio, risponde prima tu. Sottamente i mandarini e calai amo dentì. Nella capanna. A che facesse Gesù Cristo? La capanna. Avete una partner e un partner? Al momento no. Al momento sì. Bravo. Hai mai tradito il tuo partner? Se sì, raccontaci come è successo. A che tu no. Non sei fidanzato? Infatti, bravo, mi hai salvato, grazie. In passato? No. No. Perché vi guardano. Ma pochi, lottaggio cose prese. Hai mai rubato qualcosa? Se sì, raccontaci cosa hai rubato. Le caramelle da piccolino. Allora, io, in verità, quando ero piccolo rubai delle buste di patatine in un bar, in un deposito di un bar. Però poi venne a sapere che quelle patatine erano scadute. Ma erano, erano buone? Erano scadute. Ho mangiato no. Come? Allora buone. Hai mai usato droghe illegali? No. Non si dice. Non si dice. Per il pubblico. Credi che gli italiani siano più romantici dei cinesi? Sì. Secondo me è il contrario. I cinesi sono più romantici, no? Tu sei più romantico? Non lo so. Decidete voi. Parlando di romanticismo, fatevi uno sguardo romantico tra di voi. Frata, ma... Fatevi adesso uno sguardo seducente. No, evitiamo, evitiamo. Quante donne avete avuto nella vostra vita? Parecchie. Poche ma buone. Pensi che i cinesi siano più dotati degli italiani? Giorgio, come sta, miss? Non so, vuole domandare l'ex. Ma tu hai avuto qualche esperienza con qualche cinese? Maschio? No, ancora no. Quanto misurate, non di altezza? Abbastanza. Andrea, pigli un regalo. Quanto dura in media un vostro rapporto sessuale? Parecchio. A mezz'oretta. Qual è il vostro piatto cinese preferito? Ravioli. Pure per me. Ok, adesso mettetevi alla prova. Provate a mangiare con le bacchette. Ah, con le bacchette? Si mangiano con le mani. Oh, ma io non ci riesco. Si bacchette sono difettate. Ragazzi, ma non ci riesco. Una forchetta, raga, una forchetta. Se no usi il mano, no, non fa niente, voglio usare il mano. Qual è la cosa più disgustosa che avete mangiato? Pancia di maiale. Delle vongole? Che dentro le vongole usciva il sangue. Direttamente dalla Cina. Ringraziate qualcuno che vi è stato vicino. Grazie Alessio, grazie Giorgio. Grazie Andrea, sei vicino a me. Ah! Salutatevi. Ciao, frate. Ciao, frate. O poi io, Sagni, eh. E adesso in cinese. Vai, questo lo devi fare tu. Come? Non ci eravamo organizzati, io in italiano e tu in cinese, no? Ah, sì, giusto. Poi io, si alza Genna, papà. Grazie, fratello, buona giornata.